grande evento, emozionante, intenso e partecipato. Un rito che si rinnova ormai da secoli, così come ci dice il primo cittadino Rinaldo Seca. Il 15 agosto di ogni anno si rinnova lo storico lancio dei piatti dal Belvedere della Patria della Ceramica di Castelli, un borgo di poco più di 1000 anime che è famosa in tutto il mondo per il fascino delle sue ceramiche, una produzione avviata dai frati benedettini nel XII secolo. Ma torniamo a noi, no, anzi torniamo a Castelli, quando i ceramisti si divertivano a lanciare i piatti difettosi mal riusciti. Oggi è diventato un vero e proprio rito per turisti che si cimentano a lanciare il piatto di terracotta con forza e fargli passare attraversare il torrente sotto il belvedere. I più abili vinceranno un piatto di ceramica decorato da grandi artisti. Ad aprire le danze sarà il primo cittadino Rinaldo Seca, sempre disponibile ed accogliente come i suoi amministratori. Vediamo. Un rito che si ripete da ormai da secoli. Oh, da secoli, io da secoli. In che cosa consiste? Lei è un vecchio castellano? Sì, un vecchio castellano che ogni tanto si fa vivo a Castello, insomma. Comunque questa è una tradizione che si tramanda da ormai, come ha detto lei, da tanti anni. In che cosa consisteva? Quando i ceramisti andavano a buttare piatti, perché c'erano le discariche allora, le famose discariche vicino alle fabbriche, allora quando buttavano questi materiali, alcuni ragazzi si dilettavano a lanciare i piatti, a lanciarli proprio. E quindi è rimasta questa tradizione. Che, sì, non c'è un obiettivo? No, assolutamente. Solo così, un vezzo. Per hobby si lanciava, capito? Adesso è rimasta questa tradizione, per cui è rimasto come... che te devo... Un primato che lei ha detto. No, io ho vinto un anno, anche per sbaglio, non lo so. Comunque ci vuole una tecnica per lanciarlo. Bisogna dargli l'effetto al piatto, capito? L'effetto, che si chiamava in dialetto l'effetto Armandenò. A trattenere, capito? Bisogna dargli un certo... Getto, diciamo. Altrimenti la palla, altrimenti il piatto va o a sinistra o a destra. Se poi qui uno ha anche il vantaggio di avere il vento a favore, allora il piatto vola proprio. Sì. Stiamo parlando con Fernando Palmieri di Castelli. Lei non ce l'ha vista. Ex insegnante. No, sono un pensionato. Abito a Francavilla io. Lei stava con Mattucci. Sì, Mattucci, Visani, Saturni, tutti i grandi ceramisti di allora. Insomma. Ok, grazie, poca luce. Un rito ormai che si ripete da secoli, in che cosa consiste? Sì, è una tradizione che si perde nel tempo, praticamente sia locali ma soprattutto turisti si dilettano dal nostro belvedere a lanciare dei piatti in terracotta, quindi è come dire un diletto ma è anche una competizione perché bisogna nella prima fase eliminatoria superare il fiumiciattolo che cinge il centro storico di Castelli e poi arrivare in una zona delimitata e assegniamo dei premi in ceramica che i nostri ceramisti ci vogliono donare gentilmente. I piatti dove si prendono? I piatti li forniamo noi, sono piatti in terracotta, appunto lo sottolineo perché non sono ovviamente quelli belli e decorati che... Quelli difettosi. No, sono fatti appositamente per l'occasione, sono piatti in terracotta che insomma anche sotto l'aspetto ambientale sono compatibili con lo smaltimento essendo per l'appunto terra e vengono lanciati dal nostro belvedere. Quindi tutto è gratis? Si paga una quota di iscrizione, ma dico veramente simbolica, giusto per far sì che si possa recuperare le spese. Il primo cittadino ha provato qualche volta negli anni scorsi? Io provo tutti gli anni, farò il primo lancio lo farò io, non sono molto bravo, ma mi diverto come i turisti. In bocca al lupo.
può procedere, signor sindaco. Il sindaco è male, benissimo, ma lui non è qualificato, perché non sono qualificato, non vale, non vale, non vale, non vale, non vale, raccomandazione, scusa, presente, però che succede oggi il sindaco, vai, un attimino, allora adesso sta Rinaldo, scusate, sta mangiando il sindaco il primo piatto della calma, signor sindaco, della manifestazione della vostra Castelli, per prevedere di Castelli, inizia il sindaco a lanciare il primo piatto, uno l'ha lanciato, è andato, no, però mi sento che si può fare. Ok, puoi andare, sindaco, questo è il lancio del piatto di Castelli, naturalmente. Questo fa schifo. Va bene, sindaco, è ammesso, non butterà tutti i quinti, sennò prendi un minuto qua. Va bene, così. Siamo qui a Castelli. Come si chiama? Io mi chiamo Sandro Facciolini. E iniziamo la gara, a noi. Dove stai? Non consigliere. Aspettiamo, vabbè, dai. Allora, Moduzzo. Ebbene, Frattaroli. Ok, scusami, non leggo tanto bene. Vieni. Frattaroli. Allora, Frattaroli era scritto il 25. Ok, devi andare via e quindi va bene. Ok, quindi che scrivo qua? Lo scrivo. Frattaroli va bene. Perfetto, va bene. Allora, date il piatto al signore che lancia. Non so come se l'hai scritto, c'è un numero di piatto. Ecco, per lo stesso, l'importante è partecipare, questa non è una competizione. Non so cosa se l'ha scritto lui. Tranquillo, lancia anche il piatto, vai qui. Ma tu, lei non può lanciarmi, sì, la regge, sì. Attenzione, devo dire, vai. Guarda, no, devi mangiare un altro, per adesso è andata. Attenta dopo l'otta. Bene, il ragazzo non è qualificato. Ci sta la prima volta. Grazie. Un attimino che sono. Intanto Marocchi Pamela. Signora Marocchi non c'è. Marocchi Tamara. Tu si casta bene. Conosciamo, anche se non ti conosciamo, ma ti conosciamo. Metti un po' lì. No. Ma scusa, ma tuo padre, non è tuo padre. Non è di tuo padre. Guarda. Allora, questo era debitato sul colpo. Vai, perfetto. Ok, vai. Questo è qualificato, lei è qualcosa, sei a posto, non fa la finale. Morario Ciprian, Cipriano, vai. Impegnati, vai. Super qualificato, facciamo l'antidoping al piatto nel qualificato. Aspetta, Morario Ciprian, chi è?
per qualificarsi devi passare il fiume. No, la strada. Ah, la strada. Quella donna. Ah, la strada qua sotto. No, la strada quella lì. Non è più. Vai, tiro giù, li hai tirati? No, 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 questo è l'altro tuo papà. Vai dopo otto, vai! Forte! Vai, tira vai. Forte! Bravissimo, bravissimo, bravissimo! Ok! Bravo, zia! Bravo! Andrei Olaro! Andrei Olaro! Oh, come va bene, precisa! Più o meno, quasi, ma vabbè, ma in questo caso insomma, non è qualificato. Ci viene. Il giudice è Walter La Mantia, può essere? Sì. Walter, concentri, vieni, occhio, vai. Ha preso Mattia. No, perché no? Perché? Mi ha ripreso, ripreso. Potevo riprendere meglio. No, si potevo. Iscrizioni, chi volesse riscrivere il suo cavaliere lo può fare qua direttamente da dove stiamo facendo il lancio del piatto. Ciao caro, alla prossima. Sandro, il prossimo! Ecco, il prossimo è Castellano Alessandro. Scusa, entra qua, no? Ah, io passo per ultima? Dipende, che sono, che sono? Cioè, ma giù, chi sei? Giù, no, 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 pure per ultima. Sì, però io posso bene pure per ultima. La sento più. Naturalmente quest'anno c'è una novità, che chi volesse diciamo così tempare, far rimanere un ricordo di questa giornata può, mentre al piatto, farsi scattare la fotografia dalla nostra fotografa, per 2 euro avrà la fotografia sua, insomma. Claudia la bella. È arrivato. Reggimenti Pasquali, ah eccola qua la copertina, vai. Bravissimo. Non è qualificato. Eccolo, l'abbiamo. Vado, vai. Attenzione, dopo lì che vai. La signora si qualifica. Dennis D'Agostino. Thank you.
che regge la fortuna della piazza di Castelli. Soprattutto c'erano dei piatti che uscivano di scarto, di seconda scelta, nelle botteghe, non potevano essere più utilizzati e quindi dovevano essere in qualche modo smaltiti, e allora invece di buttarli, come succedeva sempre, fuori delle botteghe, hanno pensato, essendo stato costruito questo grande muraglione, di poter lanciare il piatto e vedere chi era capace, non soltanto con la forza a mandarlo lontano, ma soprattutto con l'intelligenza, l'abilità, l'abilità a prendere le correnti d'aria giuste, perché solo quelle, con un lancio ben mirato, ti consentono di superare il fiume che sta in fondo al muraglione. Lei ha fatto dei lanci? Li ho fatti quando ero giovane, ormai non ho né la forza né la capacità, però li ho visti e li ho guardati. Una volta il lancio dei piatti si faceva ad ogni ospite, turista che veniva, eccetera, era un'occasione eccezionale per fare il lancio. Adesso invece è stato regolarizzato con delle norme particolari, si fa solo il 15 agosto, perché ovviamente il lancio può presentare anche degli aspetti di pericolo, quindi bisogna mettere in sicurezza tutti i terreni sui quali i piatti vanno a cadere. Nella vita di che cosa ti sei occupato? Io nella vita mi sono occupato di diritto. È un giurista? Sì. Un avvocato, diciamo. No, diciamo un giurista, sì, forse una parola un po' grossa, però io soprattutto sono castellano. E io sono soprattutto sono di Bisenti. Ah, di Bisenti, allora siamo vicini. Io sono nato qui, sono andato fuori per lavoro, per studio, eccetera, però sono tornato nella mia vecchiaia e spererei di passare gli ultimi anni della mia vita qui. Bravo. Complimenti. Grazie. Congratulazioni. Grazie molto. Stiamo parlando con Fernando Giacomini. Benissimo. Grazie. Tante belle cose. Ciao, grazie. Arrivederci. Ciao. Stazionaria sarà per me questo è un pulmino della scuola. Sì. Lei è un castellano? Io sono di Tefano. Sì, oh. Ah, non ci conosciamo. Mannaggia la miseria, guardi. Ho per pacco. Ma l'altro giorno stavo a vedere un convegno che facevamo a Bisenti sulla diga. Ah, sì. E ci stavi pure tu. Sì. Che non ci stava il sindaco. E chi era allora il sindaco? Mi sa che quelli erano nel 92-93.